Buongiorno e benvenuti da Scandal. Anche quest'oggi un altro video tutorial. Oggi facciamo un passo in più dei primi due che analizzavano l'interfaccia e Crewpoint, che vi spiegavano come settare i punti all'interno degli equipaggi di bombardieri e caccia. Oggi ci dedichiamo al gameplay, a come riconoscere tutti i dettagli dell'interfaccia nella modalità arcade, che è quella tra virgolette più complessa, proprio perché ci sono un sacco di dettagli da analizzare, mentre Historical Battle ce ne saranno meno e Furreal addirittura quasi nulla, ma questo è un argomento che tratteremo tra pochi minuti. Intanto diamo un'occhiata appena partiamo con la partita. Menu selezione intanto vi dà gli aerei che voi avete messo a disposizione della vostra squadra, a cui sono abbinati i relativi equipaggi. Quando voi selezionate l'aereo, avrete la possibilità di modificare anche le armi, i shell rack, il tipo di camouflage o mimetizzazione, la distanza all'uso delle mitragliatrici, il tempo di attivazione delle bombe, carburante, eccetera. Ad ogni modo ci saranno la distanza di attivazione dei razzi ed eventualmente se avete altre shell rack all'interno del vostro aereo, quindi caricatori per mitragliatrici 7.7, 12/13, oppure cannone da 20, oppure cannone da 37, 45, 50, diciamo che vi darà la possibilità di sceglierle una per una. Quindi dicevamo, nella parte sopra c'è la selezione del vostro aeromobile con cui andrete a disputare la battaglia. In alto a sinistra c'è tempo che rimane per la conclusione della battaglia, scaduto il quale chi ha più punti vince comunque. Nella parte inferiore a destra troviamo la mappa della battaglia con la relativa missione. È importante conoscere sempre l'obiettivo della battaglia, proprio perché, come dicevo negli altri tutorial, spesso ci si concentra all'abbattimento dei velivoli nemici, non considerando che magari la mappa è un attacco al suolo, una domination, quindi bisogna nella prima distruggere i veicoli a terra, nella seconda catturare gli aeroporti atterrandoci. Nella parte a basso a sinistra c'è la chat, in cui le persone possono parlare premendo invio e digitando, oppure con i tasti rapidi che sono T più tasterino numerico per dire alcune cose. Con T si istruisce la squadra, con K plotone. Sono molto usate, le userete molto, quindi prendeteci la mano. Ancora più a sinistra troviamo statistiche e modalità spettatore, che sono praticamente la ladder in real time della partita. La modalità spettatore invece vi fa guardare gli altri giocatori giocare e vi fa andare in stand-by, ovvero voi non giocherete, serve molto quando avete finito tutti gli aerei oppure aspettate il momento giusto, magari per giocarvi il bomber o queste cose. Quando avete scelto il vostro velivolo, premete all'attacco e la battaglia dopo breve inizierà. Ora ferma immagine e cerchiamo di capire bene questa interfaccia. Allora, notate scrittina in alto a sinistra, frame per secondo. Frame per secondo vi analizza ovviamente la fluidità che avete del gioco, magari se giocate comunque altri giochi chiaramente sapete già di cosa si tratta. Diciamo che il massimo sarebbe averla tra i 50 e 60 frame, proprio perché è la più fluida possibile e quindi è anche meglio per voi, per il vostro occhio, non vi affatica la vista. Appena sotto troviamo MAN 100%, VEL, la velocità attuale, l'ALT e l'altitudine. Diciamo che MAN è la manetta o la throttle, diciamo che è la potenza di erogazione del motore. Può andare da 0 fino al punto WEP, WEP o anche 103, 105, 108, 110%, insomma, lì dipende, perché diciamo che va oltre il 100%, ogni velivolo si setta su una zona rossa WEP diversa, quindi non posso predirvi tutti i velivoli che percentuale avranno, ma ad ogni modo è una sorta di turbo, ecco, se vogliamo così metterla. Noi attacchiamo il turbo e questo eroga più potenza al nostro aereo. Questo ovviamente può essere fatto per un breve periodo di tempo nelle arcade battle, perché dopo un po' il motore comincerà a sbuffare e quindi è meglio se riportate la manetta sulla percentuale bianca, proprio perché sennò avrà un momento in cui è grigia e vi andrà in sottopotenza, tra virgolette. La velocità è la vostra velocità attuale, non c'è da dire niente a riguardo, è la velocità espressa in chilometri orari se avete il tachimetro in chilometri orari, o miglia se avete il tachimetro in miglia. L'altitudine anche qui è in metri o in piedi. L'istruttore si attiverà solo se fate delle manovre pericolose, l'istruttore vi corregge automaticamente la rotta o la manetta in modo tale da non farvi stallare, non farvi commettere degli errori. Questo per quanto riguarda l'angolo in alto a sinistra.
Andiamo al centro, abbiamo sempre le due barre che cominceranno a scendere in base alla missione che abbiamo e ovviamente ci determineranno chi sta vincendo e chi sta perdendo. E sotto, in caratteri cubitali, il gioco vi dice che cavolo dovete fare per vincere la battaglia. Penso che non ci sia niente da dire a proposito, proprio perché è abbastanza chiaro, diciamo, è cristallino. Nell'angolo invece in alto a destra ci sono due cose molto interessanti. Una è un vero e proprio radar che vi fa vedere la disposizione dei vari velivoli, strutture a terra, veicoli, eccetera. Ogni simbolino rappresenta una tipologia di velivolo, veicolo, struttura a terra. Le piccole clessidre, ad esempio, sono unità navali, i triangolini sono i bombardieri e i rombi sono i caccia. Poi ci saranno delle specie di piramidine con un'antenna, sono le postazioni di artiglieria o artiglieria antiaerea, e man mano che li vedete ovviamente li riconoscerete. Sopra al radar voi noterete una lettera abbinata ad un numero. Quello è un quadrante, anzi è il quadrante della mappa in cui voi siete attualmente. Quando ad esempio nella chat compare la dicitura attaccare, sto ingaggiando, datemi copertura, vi apparirà anche un simbolino giallo di fianco che vi chiamerà il quadrante della mappa a cui viene chiamato l'obiettivo o da cui viene chiamata la copertura. Quindi ad esempio adesso vediamo dei vari J12, J8, K10. Ciò significa che se noi premiamo M e andiamo a vedere, la mappa è divisa in asse X e asse Y, lettere e numeri, voi riuscirete ad inquadrare immediatamente da dove proviene la chiamata. È abbastanza facile da capire, non c'è niente di estremamente complesso. Poi, se andiamo sotto la chat, nell'angolo in basso a sinistra, troverete una scrittina verde che è quella del vostro ping. C'è scritto il ping, quanti kbyte secondo state facendo di output e quanti di input. Quello diventerà giallo nel caso la connessione sia mediocre, verde nel caso la connessione sia buona, viola nel caso sia eccelsa, rossa nel caso stiate laggando come gli asini. Diciamo che appena sopra questo si trova il numero delle unità ancora presenti in gioco a terra, nemiche e alleate. Scudo blu ovviamente sono gli alleati, il segno dell'obiettivo rosso ovviamente sono quelli nemici. Nell'altro angolo, a destra, invece, c'è il log della partita. Diciamo che il log della partita vi evidenzierà man mano chi è pronto in azione, chi ha ucciso chi ha fatto il danno critico a chi, eccetera, eccetera. Diciamo qua, è un enorme spam, è una sorta di log di quello che succede nella battaglia. Penso che un po' tutti i giochi abbiano, perlomeno quelli online, abbiano questo tipo di log. Nell'arcade battle, se voi fate caso, a 750 metri, 0.75 km come è espresso nel videogame, in questo momento noterete che appare un tondino di anticipo. Il tondino di anticipo vi serve esclusivamente per capire dove dovete sparare. Infatti voi non dovete sparare all'aereo in sé, cioè io se miro l'aereo e sparo a una distanza superiore ai 100 metri e questo non va dritto come un chiodo, io lo mancherò sempre. Allora, nell'arcade, che è la modalità più facile in assoluto, il tutto si semplifica con questo tondino. Questo tondino, quando agganciate l'obiettivo con la pressione del tasto centrale del mouse o con X, che sono di default i tasti con cui si acquisisce il bersaglio, vi verrà presentato l'anticipo a cui dovete sparare per riuscire a colpirlo, ovvero dove il proiettile colpirà quando sparato, perché il vostro bersaglio si muoverà in quel determinato punto. Ovviamente quel tondino si muoverà sempre perché si presuppone che il vostro avversario cominci a schivare, e quindi la giocata in arcade si riassume solo a cercare di colpire con la crocetta il tondino. Diciamo che non è che voglio rovinarvi la festa rivelandovi chi è Babbo Natale, ma diciamo che tutto sommato questo riassume quella che è l'essenza dell'arcade battle. Ovviamente le truppe a terra necessiteranno di una mira
diversa, perché dovrete fare voi stessi il puntamento, mentre le truppe in volo, diciamo, saranno facilmente colpibili proprio perché basterà sparare nel tondino. Vi faccio vedere 2 o 3 abbattimenti così vi rendete conto di cosa stiamo parlando. Diciamo che adesso questo filmato era stato preso nella 1.31, però diciamo che a livello di arcade battle è cambiato veramente poco, quindi è attuale come nella patch corrente. Dovesse mai cambiare qualcosa, magari aggiornerò qualcosina sul video. Vabbè, non era niente di eccezionale, era solo per farvi capire l'ABC dei primi livelli, in modo tale da facilitarvi poi quello che sono le prime partite. Quindi da Scandal è tutto, io adesso vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video tutorial, che spero vi possa essere utile. Questi ovviamente sono video tutorial per i primi livelli, quindi direi che nel giro di già una decina di ore, 15 ore di gameplay, avrete smesso di averne bisogno. Buon gioco, buon volo, guardatevi sempre ore 6 e ci vediamo alla prossima.